Prende posizione il governo italiano, protesta ufficialmente per le condizioni in cui è detenuta Ilaria Salis, la maestra milanese di 39 anni, accusata di avere partecipato a un'aggressione a colpi di manganello ai danni di due estremisti di destra ungheresi durante una manifestazione a Budapest nel febbraio dello scorso anno. Stamane la Farnesina ha convocato al Ministero l'ambasciatore ungherese per fare luce sulle modalità di detenzione di Salis, che ieri è stata condotta in aula legata a mani e piedi e tenuta alla catena. Si apre uno spiraglio per concedere i domiciliari in Italia alla nostra concittadina. Il caso diventa politico e diplomatico. Opposizioni all'attacco del governo, reo di minimizzare l'accaduto. Tre persone sono state uccise dalle forze israeliane in un ospedale in Cisgiordania, lo reso noto l'autorità nazionale palestinese. Alcuni uomini sono entrati camuffati da rifugiati palestinesi, con barbe lunghe, vestiti tradizionali, uno addirittura in sedia a rotelle. Una volta individuati gli obiettivi, hanno sfoderato i fucili e aperto il fuoco. Un operaio di origini portoghesi di 51 anni è morto poco dopo la mezzanotte, travolto e ucciso da un treno alla stazione di Chiari, in provincia di Brescia. L'uomo stava lavorando all'interno di un cantiere in stazione per una ditta esterna ed è stato investito da un treno ad alta velocità che probabilmente la vittima non ha visto arrivare per la nebbia fitta. Pare che l'uomo abbia attraversato i binari incautamente, le indagini comunque sono in corso. Tanta gente ha popolato oggi il Campidoglio per rendere l'ultimo saluto a Sandra Milo nella camera ardente rimasta aperta dalle 10 alle 19.30 in attesa dei funerali di domani a mezzogiorno nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. La figlia Deborah ha ricordato non solo l'icona amata dai grandi registi, ma anche la donna paladina dei diritti civili di tutti, la lotta contro la violenza sulle donne e la difesa dei figli nati fuori dal matrimonio. A Bologna, nelle prime due settimane d'applicazione dei tanto discussi limiti di velocità a 30 km all'ora, il numero degli incidenti è diminuito del 21%. Secondo il Comune, rispetto allo stesso periodo del 2023, ci sono stati 25 sinistri in meno, 14 meno conferiti e un mortale in meno. Sono inoltre scesi del 27,3% i pedoni coinvolti. Altri numeri, quelli del Fondo Monetario Internazionale, che conferma le stime sull'economia italiana. Nell'aggiornamento del World Economic Outlook, l'FMI ribadisce per il nostro paese la previsione di una crescita modesta per il 2024 pari a più 0,7%, mentre per il prossimo anno rialza di 0,1 punti il giudizio d'ottobre scorso, stimando un PIL a più 1,1%. Va molto peggio in Europa alla Germania. Yannick Sinner, fresco trionfatore degli Australian Open di tennis, il primo italiano a vincere un singolare maschile di un torneo dello Slam da 48 anni, è stato ricevuto nel pomeriggio a Palazzo Chigi dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Con Sinner c'era il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi. Giovedì pomeriggio invece l'appuntamento al Quirinale dal Capo dello Stato Mattarella. È arrivata anche in Lombardia la protesta degli agricoltori contro le politiche europee del settore e il mancato sostegno del governo italiano. 250 trattori del Coordinamento Nazionale Riscatto Agricolo si sono radunati stamane nell'area antistante casello autostradale di Melegnano, nell'Interland milanese. Altri 170, arrivati da tutta la provincia di Pavia, si sono radunati a Voghera, sfilando per le vie della città. Gli agricoltori italiani protestano contro l'aumento del prezzo del gasolio e l'enorme divario tra il loro ricavo dalla vendita dei prodotti e il prezzo a cui gli stessi arrivano sul mercato. Ci sono delle imposizioni che arrivano su leggi neanche fatte dall'Italia, perché oramai l'Italia pare che abbia perso completamente la sua sovranità e deve obbedire alle leggi che vengono imposte da fuori, da poteri extranazionali, chiamiamoli così, che si chiamano Unione Europea. Unione Europea che impone delle leggi assurde, tipo non possiamo più coltivare il mais ad uso alimentare, oppure il 4% dei terreni non possono essere più coltivati, devono essere riportati a sedime naturale, oppure dobbiamo fare il Green Deal, quindi dobbiamo cedere i nostri terreni per mettere dei pannelli fotovoltaici o delle paleoliche. Bene, io sono anch'io un ambientalista, ma ci mancherebbe, ma nulla in contrario se si può difendere il pianeta. Ma raccontarmi la storia che difendiamo il pianeta abbassando la CO2, beh, è una bella barzelletta. Nell'aria c'è lo 0,035% di CO2, potete verificarlo tranquillamente anche su Google, è semplicissimo. Non è così tanta da poter creare effetto serra, anche perché la CO2 è bassa, non siamo mica su Venere. Su Venere sì, ma qua sulla Terra non c'è problema.
Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì. Ma in realtà la situazione non si sblocca, ancora alta pressione su gran parte del Mediterraneo dell'Italia, ma anche dell'Europa centro-orientale. Alle alte latitudini iniziano a muoversi un po' di perturbazioni atlantiche, ma da noi non arrivano. In effetti, controllando anche la nuvolosità attesa sul nostro paese, si vediamo arrivare qualche annuvolamento, ma che poi si sfalda all'interno dell'area di alta pressione. E quindi anche come precipitazioni nulla per il momento a segnalare, non arrivano piogge, non arrivano nevicate ancora per un po'. Però il cielo non è sereno proprio dappertutto, ancora una volta infatti dobbiamo fare i conti con nebbie e foschie in pianura padana soprattutto, fino ad arrivare anche alle coste adriatiche. Sulla bassa Valpadana anche nelle ore centrali del giorno non si vedrà il sole. Nel resto del paese invece situazione molto più luminosa e dove splende il sole temperature ancora una volta sopra la norma. Per tutti i dettagli sulle vostre zone consultate l'app gratuita di Trevi Meteo.